Salve a tutti ragazzi, come vi avevamo promesso in qualche video fa, finalmente oggi andremo all'avventura sull'isola di Dino, che si trova là, noi siamo a Praia al Mare, e adesso prenderemo la canoa, ecco la Daniela all'opera, per andare a far volare il nostro Phoenix Hot Sea appunto sull'isola di Dino. Non perdetevi questo vlog. Ragazzi, dopo una nuotata in canoa abbastanza stressante, siamo arrivati sull'isola di Dino. Ragazzi, è uno dei posti più incontaminati che veramente ho mai visto personalmente. Adesso siamo diretti alla cima per far volare il drone. E Davide non c'è stato, io ci sono già stato e sono, diciamo, circa 10 minuti, un quarto d'ora di cammino per arrivare ad un vecchio albergo, villaggio abbandonato. Non è stato mai costruito del tutto, ci sono alcuni pezzi ancora in costruzione, poi ci fu un crollo e lo dovettero chiudere del tutto. Tra poco arriveremo ai cancelli, tra due curve arriveremo ai cancelli e da lì poi si entra nel villaggio. Ragazzi, no per qualcosa. Noi dobbiamo arrivare lì su. Torna a riprendere il drone. Dopo una sudata
eccoci qua al cancello del villaggio abbandonato. Adesso proseguiremo. Ragazzi, qua si trova un garage abbandonato. Si dovrebbe accedere dall'altro lato, non si può più accedere da qua. Perché è cresciuta l'erba in modo esponenziale, così dice Danilo, e di cui è presente anche un'autovettura. Dall'altro lato, forse è su quella stradina che ci avevo fatto. Ragazzi, dopo ragni e quant'altro, perché la vegetazione è davvero cresciuta in maniera esponenziale, siamo arrivati al villaggio che ci diceva Danilo. Ovviamente ogni bungalow è stato vandalizzato nei peggiori modi. Adesso facciamo un tour. Questa poteva essere la reception o qualcosa del genere. Qui è crollato un tetto. Come vedete, erano tutte ben costruite. E se vi serve un'auto, eccovela qui. E dopo il villaggio abbandonato, adesso andremo sul castello dell'isola di Dino e da lì faremo volare il nostro Fimix 8SE. Ovviamente c'è anche un'area di ristoro per niente male, con altalene, capannoni, senza capanna, e questo sembrerebbe proprio un ristorante. Ragazzi, non siamo andati più a castello perché la strada è veramente diventata molto impervia. Adesso lo faremo volare in questo spiazzale, anche se non è uno dei posti migliori. Quindi che la fortuna sia con noi. Io riprendo il telefono. Ebbene ragazzi, dopo aver fatto volare il nostro drone siamo abbastanza soddisfatti e adesso ritorniamo alla canoa, visto che comunque si è fatto tardi e l'avevamo fittata per comunque poco. E in più la strada è davvero difficile da ricordare, visto che è cresciuta davvero tanto la vegetazione. Vedremo come andrà a finire. Ragazzi, abbiamo trovato la via di casa e il vento ha fatto davvero tantissimi danni, ecco perché Danilo non ricordava bene la strada per tornare e per andare. Ebbene ragazzi, il nostro mezzo è quello, adesso andiamo a recuperare i remi e ritorneremo in spiaggia. Vi lasceremo poi un video che abbiamo realizzato completamente col drone, magari nel video vi metto solo qualche spezzettone. E da Davide e Danilo è tutto, e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!